A quasi un anno dall'alluvione che il 10 settembre 2017 devastò la provincia di Livorno e in cui persero la vita 8 persone, i lavori per la messa in sicurezza del territorio hanno già portato all'apertura di nuove infrastrutture inaugurate dal presidente della regione toscana e commissario per il post-alluvione Enrico Rossi in un'intensa giornata sulla costa livornese. Prima tappa a Vada, nel comune di Rosignano, dove è stata realizzata con 9 milioni di euro in convenzione con il comune e con Rete Ferroviaria Italiana una serie di opere lungo il fiume Fine per la messa in sicurezza dell'abitato, dello stabilimento della Solvay, della ferrovia tirrenica e della variante Aurelia. È stato fatto con la legge regionale del 35 del 2012. Io, rispetto alle risorse non spese che sono state recuperate, sono stato nominato commissario dal Consiglio regionale e insomma le cose si stanno attuando. Non è solo questo l'intervento che si sta facendo nel comune di Rosignano, ci sono altri 3 fiumi su cui stiamo intervenendo anche di nuovo a Vada, ci sono cantieri aperti. Grosso modo noi ci siamo prefissi l'obiettivo a partire dal 2011 di spendere tra risorse regionali, risorse che possiamo acquisire anche con gli accordi di programma che abbiamo fatto con il governo, qualcosa come 100 milioni all'anno, cioè spendere vuol dire che si fanno i lavori, non vuol dire che si impegnano e poi staremo a vedere quando si spenderanno, come purtroppo tante volte succede nel nostro paese. Nello specifico, l'intervento sul fiume Fine ha permesso di allargare la sezione idraulica del corso d'acqua a poche centinaia di metri dalle celebri spiagge bianche, meta di toscani e turisti da tutto il mondo. Questa è una scommessa vinta perché l'opera, oltre alla sua difficoltà progettuale e tecnica, ha riguardato tante competenze e tanti enti coinvolti e quindi devo dire che è stato fatto davvero un grande lavoro di squadra, una grande condivisione, un raccordo fra procedure, tempi, quindi davvero mi sento di fare complimenti a chi ha coordinato, ovviamente alla struttura del Genio Civile, ma a tutti i soggetti, da Rete Ferroviaria a Solvay, tutti coloro i quali hanno contribuito a questa realizzazione che, ripeto, è la risultanza di un grande lavoro tecnico ma soprattutto di un grande lavoro di squadra nella condivisione di un interesse comune che è quello della salvaguardia del territorio. Credo che sia uno dei modi migliori per rispondere alle esigenze della cittadinanza a fronte di un evento come quello dello scorso settembre, dove purtroppo a Livorno abbiamo anche pianto dei morti, ci sono stati dei danni però a Rosignano e anche a Colle Salvetti. Bene, abbiamo cercato, grazie al lavoro dei tecnici dell'amministrazione comunale, del Genio Civile e tutti coloro che sono intervenuti, appunto, di trasformare questo evento così drammatico e soprattutto così impattante in un'occasione per innalzare i livelli di sicurezza. Tra gli interventi completati anche il nuovissimo ponte sul fiume Chioma a sud di Quercianella, che sostituisce quello spazzato via dalla furia dell'alluvione a valle del ponte ferroviario. La struttura issabile è stata messa in funzione sotto gli occhi delle istituzioni e dei tanti turisti presenti. Tappa finale, poi il sopralluogo sul ponte di via Salviano a Livorno. A conti fatti, il piano per Livorno, Colle Salvetti e Rosignano prevede 249 interventi per la cui realizzazione sono stati stanziati 52 milioni e mezzo di euro. 37 li ha messi la Regione Toscana, già concluse 240 delle opere previste. Noi abbiamo fatto una riforma delle strutture, noi possiamo intervenire così perché abbiamo riformato il Genio Civile, l'abbiamo ricondotto ad una regia regionale. E nel Genio Civile abbiamo davvero tantissime competenze che voglio ringraziare, qui hanno svolto un ruolo di sorveglianza sui lavori che sono stati fatti. Abbiamo riformato i consorzi, da 32 sono diventati 6 e quindi questi consorzi hanno acquistato una maggiore capacità di intervento. Abbiamo voluto che tutti i cittadini pagassero il contributo ai consorzi, c'era un livello di evasione davvero eccessivo, in questo modo le entrate dei consorzi sono cresciute e quindi la possibilità di fare manutenzione e anche interventi significativi. Quindi tutto questo messo insieme fa sì, sono convinto anch'io, della Toscana un buonissimo esempio nel panorama nazionale in cui il dissesto idrogeologico è davvero a livelli altissimi.
La giornata è poi proseguita all'ospedale di Livorno per la firma dell'accordo che dà mandato a una commissione tecnica di valutare in 120 giorni la percorribilità del piano che prevede la realizzazione del nuovo blocco per la degenza dell'ospedale nella vicina area industriale ex Pirelli e archivia il vecchio progetto del nuovo ospedale a Montenero. Presenti alla firma l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, il sindaco di Livorno Filippo Nogarin e Maria Teresa De Lauretis, direttore generale della ASL Toscana Nord-Ovest. Un accordo che da un lato chiude un vecchio accordo che non è più realizzabile, anche stante gli atti programmatori che l'amministrazione comunale ha sottoscritto e previsto nel suo mandato di governo, ma dall'altro lato la partenza di un lavoro che prevede la progettualità di una parte importante di ospedale in modo nuovo, innovativo, tutta la parte delle degenze, blocchi operatori eccetera da realizzare in una struttura nuova con, ove possibile, anche l'utilizzo di alcune parti dell'attuale ospedale. Livorno ha bisogno di sanità, ha bisogno di servizi ai cittadini, ha bisogno di investimenti importanti sul personale di questo settore, ha bisogno di aver erogati questi servizi in tempi brevi e di buona qualità. C'è bisogno quindi di investire sulla città di Livorno, che è stata messa un po' da parte nel corso del tempo, e non è il problema dell'involucro, il problema dell'ospedale non è l'elemento attorno al quale ci si può appiccicare tutte le responsabilità, non è così che funziona. Però oggi intanto si è chiuso un capitolo che è tanto tempo che era lì in pendenza e adesso se ne apre uno nuovo. 120 giorni di tempo per andare in una nuova direzione, sono giorni che utilizzeremo e sono sicuramente importanti, però ritorno a ripetere quanto ho detto: più sanità, meno cemento. A questo proposito il presidente Rossi ha ribadito la richiesta al governo di consentire alle regioni con il bilancio in pareggio come la Toscana di procedere con nuove assunzioni. Non basta solo il cemento, noi siamo in difficoltà per la carenza di personale, le leggi dello Stato ci impongono a non assumere e chiediamo con insistenza invece che la nuova finanziaria, lo avevamo fatto anche con i precedenti governi, se abbiamo il bilancio in pareggio, come in Toscana, abbiamo il bilancio in pareggio, ci consenta di procedere a nuove assunzioni in sanità, perché altrimenti anche la presa in carico dei cittadini diventa problematica. Però bisogna anche chiarire che un conto sono le spese per il cemento e per le tecnologie e un conto sono le spese per il personale, su cui appunto noi insisteremo perché ci si è data la possibilità di spendere soldi che abbiamo. L'accordo è importantissimo, vorrei chiudere la legislatura regionale nel 2020 con la prospettiva che anche Livorno, come altre città della Toscana, avrà un nuovo ospedale e avendo finanziato questa prospettiva. Tappa finale della giornata sulla costa del presidente Rossi, lo stabilimento industriale Solvay a Rosignano Marittimo per l'inaugurazione del nuovo impianto per la produzione di acqua ossigenata ultra purissima. Un tassello di alta tecnologia che segna un passo avanti ulteriore per lo stabilimento e che allontana sempre di più lo spettro della crisi nera esplosa nel 2012. Da allora, con zero licenziamenti e nuove assunzioni, la crescita è stata continua, merito del gioco di squadra tra istituzioni, dirigenza e maestranze, ha detto Rossi, che anche ricordato l'accordo di programma sottoscritto un anno fa dall'allora ministro Calenda. Grazie alle maestranze, ai lavoratori, al comune, alla regione, noi ci siamo impegnati moltissimo e poi anche al governo nazionale sono riusciti le maestranze a farlo diventare uno stabilimento tra i più competitivi. Pensate, è chiuso quello in Belgio, è chiuso quello in Portogallo. E temevano i turchi, ma adesso i turchi sono stati fermati prima di Lepanto. E questo stabilimento cresce, lavora al massimo, e dà lavoro, ha intorno delle aziende coinsediate che stanno lavorando al massimo, quindi si sperano cose positive.
Rossi ha ricordato gli interventi della Regione per accompagnare la crescita della Solvay, come la riduzione dell'accisa regionale sul sale industriale e i passi avanti fatti per rendere gli impianti compatibili con l'ambiente, come la tecnologia per il recupero dell'anidride carbonica che così non finisce nell'atmosfera. Il nuovo impianto della Solvay permetterà di produrre 50.000 metri cubi all'anno di acqua ossigenata da utilizzare nelle industrie elettroniche di tutto il mondo per pulire chip e microchip, tecnologie di altissimo livello e competenza che portano anche nuovo lavoro. Portano un lavoro diretto, ce ne sono una trentina di colleghi giovanissimi, ma portano lavoro anche per tutta la filiera di creazione e di costruzione di questi impianti, che sono estremamente complessi e che quindi hanno bisogno di un grosso know-how dietro.